Ciao ragazzi e ben arrivati sul canale di Cucina Consapevole. Sono Sonia Bellere, esperta di cucina naturale e salutare e consulente di terapia alimentare. E oggi la zuppa di miso, la regina delle zuppe, le zuppe che scaldano il cuore. E allora la consiglio sempre a tutti. La zuppa di miso è meravigliosa perché il miso è un fermentato. Il miso ha dei poteri meravigliosi per l'intestino, pulisce i villi intestinali e fa in modo che l'intestino sia bello, sano e quindi con le difese immunitarie alte. Ed ecco gli ingredienti della zuppa di miso, le zuppe che scaldano il cuore. Allora, abbiamo la cipolla tagliata a dadini, la carota, il cappuccio, il miso di riso e l'alga wakame che ho messo ad ammollare. E ora andiamo. Ah, dimenticavo, l'acqua. 1 litro di acqua minerale naturale. Mettiamo la nostra litro di acqua nella pentola, accendiamo il fornello, aggiungiamo la cipolla, aggiungiamo la carota, aggiungiamo il cappuccio e da parte ho messo a mollo l'alga wakame. L'alga wakame è un'alga bruna che nasce a 7 metri in profondità. È un'alga che ha tantissime proprietà, tantissime vitamine ed è ricca anche di ferro e di calcio, quindi ottima anche per tutti i vegani e vegetariani. La tagliuzzo bene e la metto dentro assieme alla mia verdura. Giro un pochino e aspetto che l'acqua vada a bollore e faccio cucinare per 15 minuti. Vi ricordo che il miso è un fermentato, è meraviglioso, però se poco fa bene, tanto fa male. Quindi una puntina di un cucchiaino, quindi mezzo cucchiaino a testa per persona. Non esagerate perché contiene sempre sale e fermentato. Ed ecco la nostra zuppa di miso pronta. Ora la misiamo, quindi con un po' di brodo andiamo a sciogliere il miso. Ricordatevi, il miso non va mai bollito. Lo sciogliamo bene nel brodo caldo. Quando l'avete sciolto bene, buttiamo il miso nella nostra zuppa, mescoliamo. Andiamo a metterla sulla nostra ciotola. La zuppa di miso fa bene per tutto, per il raffreddore, quando siamo influenzati, quando abbiamo magari mal di pancia, quando stiamo poco bene. La zuppa di miso è un toccasana. Fatela, alzate le difese immunitarie. Ed ecco la nostra zuppa di miso pronta, fantastica, pronta per essere mangiata. Io la provo perché mi fa proprio voglia questo brodino. È veramente buona. E allora, se il video vi è piaciuto e vi è servito, pollice all'insù, iscrivetevi al canale Cucina Consapevole. Cliccate, iscriviti e la campanellina e poi, visto tutti i rimedi che vi daremo, ditelo anche alle vostre amiche. E se la rifate, mandatemi la foto e taggatemi su Instagram con chiocciola cucina consapevole.
E che dire, buona zuppa di miso a tutti!